Questa iniziativa di protesta, ma più che altro è un'iniziativa che vuole porre all'attenzione a chi di dovere lo stato delle nostre strade, soprattutto quelle interne, ma anche la 106, la vallata dello Stilaro praticamente, le strade sono davvero impercorribili, c'è la strada che porta a Ferro San Bruno, che gli operai della Mangiatorella percorrono quotidianamente, ci sono delle voragini, veramente mettono in serio rischio è un problema anche di sicurezza, perché non c'è manutenzione, si limitano proprio negli anni ci si è limitati a delle opere di manutenzione ordinaria, di sfalcio e basta. E questo è un problema che purtroppo negli anni ha creato questa situazione e che è il momento di prendere in seria considerazione.